phoenix, born from the ashes. I take care of my own, torn down where I stand.
Sono Anna Cartini, cliente Mediolanum dal 2000. Non c'è niente che ti dia più soddisfazione di veder crescere i tuoi investimenti in una banca. Buonasera a tutti ragazzi. Buonasera a tutti. Ciao. 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 Allora, arrivati, siamo arrivati stasera. Casualmente abbiamo cambiato città perché un certo Irla finalmente si è deciso a comprare un garage. E siamo potuti partire da un'altra parte, ma non diciamo chi è, cioè non diciamo niente. Non diciamo niente. Andiamo pure avanti. Bene, bene. Allora, cosa dite? Iniziamo a organizzarci subito il viaggio, così poi nel frattempo la chat parte e ci facciamo una chiacchierata. Ok. Allora, iniziamo subito a vedere i lavori, cosa abbiamo da fare. Allora, lavoro autonomo. Zurich. Allora, io ho Genève, Lione, Milano, Kassel. Lione, anch'io. Dai, io di quelli che hai detto non ne ho manco uno. Allora, vediamo di qua, Lussemburgo. Allora, Dijon. Fammi vedere. Lussemburgo e? Dijon. Dijon. Allora, fammi vedere, io c'ho... Düsseldorf, volendo a Strasburgo, che dopo magari si può continuare e andare verso in su, o se no ecco, Bruxelles, che passo per Lussemburgo volendo. Lussemburgo, dov'è Bruxelles? In Belgio. Avete visto? Qua. Sì, sì. Quindi volendo io che potrei prendere quello e poi magari andiamo in su e troviamo qualcos'altro su di là. Esatto, cioè mi fermo un attimo a scaricare a Lussemburgo e poi andiamo su a Bruxelles. Ok. Se no qua cosa c'è? Rotterdam non ce l'ho. Reims. Niente, prendiamo Lussemburgo, dai, così okay. Facciamo Lussemburgo e... Anch'io allora. Dunque, Lussemburgo. 21 okay. Tonnellate di legname, oppure niente, 21 tonnellate di legname, quindi prendiamo questo. Bellissimo.
Ok, quindi facciamo che stiamo già per andando subito. Yes. Va bene. Io vado a prendermi il carico. Ho scritto qua in chat che andiamo verso Lussemburgo. Bravissimo. Oh, possiamo aspettare, gli dico a voce. Ragazzi, si va verso Lussemburgo. L'hai detto nella... chat vocale. Ah, ok. Sì, ho attivato la... ho alzato un po' il volume così da... Simmer la rete. Cioè, devo comunicare. Ha ragione, Metti, avevo inserito la... Com'è che si faceva mettere i la retro supplementari? No, i cosa? I specchietti supplementari F2. Era un team. No, ciao, F2 ciao, mi 8. No, 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 scusa, i fari ausiliari volevo dire. F4. Sì, va bene, vado. Ci ritroviamo sempre all'officina? Sì, troviamoci all'officina. Si ritrova all'officina. Mi sono dovuto spostare perché c'era qualcuno dietro che aveva fretta. Ah. Buonasera 94 Francesco, buonasera Imanu, buonasera Farmer, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Eggman, no, io stranamente stasera c'ho lo Scania. Hai lo Scania? Non ho neanche fatto caso. Eh sì, perché ho sbloccato l'aerografia, quella figa con il teschiazzo, allora ho detto uso quello stasera. Qui c'è un po' di gente, ma a noi non interessa. Cazzo di... Ma io ho sempre il problema che dovrei guardare la chat sul cellulare, però no, diventa un ho... attimo complicato. Non ho cambiato camion, non corro il mio Volvo. Allora, buonasera a Lele e buonasera a Lelex. Sono arrivati insieme. Sono arrivati insieme, vedi? Ottimo. Ciao a El Trabo. Allora, lavoro autonomo. Segna per Lussemburgo. Accettiamo. Buonasera anche a Mattia che ho visto prima. Come mai Red? Ci sono Dexter. Francesco, stasera siamo su ETS. Stiamo partendo per andare verso Lussemburgo. Qua c'è qualcosa che non va. Cosa che non cosa? Sì. Perché ho preso carico di legna, ma non c'è. Non c'è rimorchio di legna. Fa vedere un'altra skin. No, non mi dà proprio rimorchio da agganciare. Ma hai confermato il lavoro? Sì, sì, l'ho confermato. Provo a ritornare in... dove si prendono i lavori, nel punto lì. Vediamo un attimo. Ah, ciao John Deere, scusa, non ti avevo visto prima. Invio, lavoro autonomo. Non so se avete notato dalla chat questa finezza, visto l'Italia ai quarti di finale, le bandierine dell'Italia sui miei... sul mio camion. Ma io non le vedo. Non le vedi, ma dalla live la vedono. Infatti prima stavo guardando un attimo la live, ho visto le bandierine. Hai visto? Sì. Ma avete sentito che brutta notizia ieri? Cioè? Sì. È morto Bud Spencer. Ah sì, esatto. Sì. Mamma mia. Allora, intanto io leggo un po' la chat, vediamo le ex. Tranquillo.
Buonasera a tutti, Agri-Nico, Manu Fender 31. Niente, mi sa che devo riavviare il discorso perché. Questa sera dovevate andare in Spagna, perché in Spagna... Ah, sì, è vero, con le bandierine. Com'è che si faceva a resettare i lavori, vi ricordate? F7 invio. No, ma registrare i lavori tu torni in officina però. Vabbè, però non ho più Lussemburgo, quindi dovrei andare da un'altra parte. Ah, ok. Sono, creo, Bud Spencer e Terence Hill come tanti. Silmer mi ha anticipato sulle bandierine. Agrinico bene. Parlavamo dei Ah, suoi ecco. film la scorsa live. È vero. Sì, è Ma vero, ne proprio. parlavamo giusto la scorsa live. Eh sì. Perché si è schiantato, Batti? Ok, io sono pronto col carico. Ah, l'hai preso quindi il carico? Ma ho fatto alt, no, F7 invio, sono tornato qua, mi sono ritrovato col cassone di legno, quindi. Ah, perfetto. Quindi Allora è va tutto bene. a posto. È tutto regolare, È tutto tutto regolare. Anche i copertoni tricolore, sì, quello devo dire la verità che non è un'idea mia, ma l'ho copiata da Lele, mi sembra che è lui che la prima volta che ho visto che li aveva messi così, sembra proprio Lele. ma è un pezzo che lo hai o sbaglio? I copertoni tricolore? Eh. Sì, però dico che l'idea non è mia, cioè io l'ho copiata, mi sembra proprio da Lele di aver visto Lele Sì. con i copertoni tricolore, poi anch'io li ho messi così. E che colore l'avevi la mia gabina? Io? Ah, Verde come l'altra volta? verde sempre. Ah, E sì. ci ho messo questo Mistelario. blu notte con delle riflessi dorati. Ma la mia l'hai vista? Molto carina, dove sei tu? Ah, Non so eccoti se la qua. vedi da sopra. Sì, oh, bellissima! Che Ma ce l'ha anche dietro tutto schiazzo. Aspetta. bella! Che Ah, bella! sì. Non so se lo Beh, vedi. sì. Si Beh, sì, vede bella. dietro. Si vede, Sì, perlomeno da qua la vedo. esatto. È strabella. Ma peccato che solo sugli Scania la mettono. Simmer, sei un copione, detto dall'L79. Non Io ho anche il camion tricolore, tu sei troppo patriottico, io ho messo le bandierine, però sventolano, sono forti queste bandierine. E notare quella a destra sventola e quella a sinistra no, chissà come mai si è incastrata. ma si vede che magari il vento soffia da una parte. Io vedo tutto verde, ma va bene lo stesso. Anch'io. Esatto. E non vedo le bandierine. E neanche tu non vedi le bandierine, vero? No, no, non vedo niente. Non vedo niente. Non vedeva neanche il rimorchio, puoi immaginare. Infatti non vedevo più niente. Bene, io direi che Batti, ho abbassato un po' il volume, quindi non ti sento su CB molto. bando alle ciance, ciancia le bando. Namo. Amo? Namo. Andiamo? No, Amo. possiamo Parto andare. io, chi è che parte? Come Fate come foste a casa vostra. volete, se volete che partissi io, partisti. Come preferite. Allora, mettiamo in moto. E Batti, andiamo. chiedo mai scrivi perché non ti sento. Considerando come guidi su Farmi, però credo che sia per Lele. Vado Lele, io secondo. vai. Dovete fare la Francia? No, in teoria. Come? Non passiamo per la Francia, no? No, No, tagliamo belli dritti. perché Francesco chiedeva, ma no, non passiamo per la Francia. Se vuoi raggiungersi, stiamo andando a Lussemburgo. Se vuoi aspettarci lì, se riesci,
La prossima partita sarà difficile però, Simmer, con la Germania. È la serata a calcio oggi. Sarà da Martedì ridere. prossimo farete la live di farming? Credo Giulia. di sì, Direi riusciamo proprio di sì. ancora. Vediamo un po' se ci... Finché ci siamo, continuiamo. Finché ce la facemmo. Esatto, prima di andare in ferie. Wow. Qui passiamo col rosso, se no rimaniamo dietro. Prendiamo la multa, ottimo. Ma tira dentro quella freccia. Ecco, bravo. Cioè, com'è? Sì, sì, con te, con te. Ho sbagliato tasto, piuttosto di schiacciare freccia a destra ho schiacciato a sinistra. No, ma tutti i rossi li becchiamo. Du boss. Oh, Red, ricorda che devi sfasciare il camion ad Agri. Chi ha dopo glielo sfascio, sì. Chi ha il Sam e fa la fame, ricordatelo. Timmer 20 metri già una multa, esatto. Sì. Ma in realtà questa sera ho già guadagnato 5 milioni, per cui sono abbastanza contento. Non è un problema, diciamo. Sono abbastanza contento, ero a 10 milioni l'ultima volta. Ma anch'io sono salito, ma non so di quanto. Dovrebbe essere salito tipo di 35 milioni, una cosa del genere. Sono a 315 milioni. Allora sei a posto, esatto. Non c'è più gusto, proprio. Ma sì, ma alla fine io questo profilo qua lo uso per provare le mod e per farle live così, cioè. Sì, sì, no, ma cioè, ho parlato io che sono a secco proprio. Cioè, sì. Che non ho neanche niente, che non ho proprio niente. Ma tu, cioè, c'hai il livello altissimo, no? E pochi soldi. Ah, ok, i soldi non ce li hai? Ah. No, vabbè, ho 34 milioni, quindi voglio dire, posso fare il cavolo che voglio lo stesso, però. Perché sapete tutti che Iron, a che livello sei, scusa? Sì, c'è stato un bug che non si è ben compreso, comunque alla fine sono a livello, mi sembra, 1433 o qualcosa di genere. Mi sono già ribaltato. No, grande. Nello specchio. Cos'è che hai fatto? Ho fatto la curva un po' troppo veloce. Non ci posso più. No, ti ho perso sim. Quindi tanto vale fermarsi un attimo, magari vediamo se riusciamo a aspettarlo o cosa. Sì, sì. Fermati su un punto, appena trovo un autogrill. Allora, riparo, ho fatto neanche tanto danno, la verità, ma... Vabbè, allora quasi quasi puoi ribaltarti un'altra volta. Allora. Esatto. Allora qua c'è un chiamate Carlo Attrezzi, Simmer pirata. La chiamata. Addio Simmer. Addio Simmer. Addio Simmer fail 1. Addio Simmer, è bella. Comunque è il primo che ha il camion decapotabile. Perché... Dov'è che sei, Iron? Sto seguendo il navigatore, quindi sono... Ah, ok. Ho già passato una galleria, quindi... finché non vedi una galleria, che non passi in galleria, non mi prendi. Ok. Allora, poi c'è... Hangman, standard per Simmer. Standard per Simmer, esatto. Andiamo anche ogni un'altra volta, multa. Fa parte del copione ormai. Esatto, esatto. Ma strano comunque, perché non mi sembra di averla fatta velocissima la curva. Oh, magari hai dato un colpo di sterzo violento, magari. Sì. Adesso io... Ma non si può sganciare il carico al volo, così faccio sfasciare il camion a quello che c'è dietro? Devi essere per forza fermi? No, ma prova. Schiaccia T se si sgancia. No, certo. No, non si sgancia. No, non si sgancia. Ah, peccato.
quando serve un distributore non lo trovi mai. Forse ci siamo. Ci siamo, dai. Comunque è veramente instabile, eh? Tra il rimorchio. Cerchiamo di frenare. Anch'io ho appena frenato. Eh? Niente. Sì. No, perché... Cioè, sì. C'è AgriGamer che avanza una sfasciata di camion. Che senso? L'altra volta mi ha sfasciato il camion a me. Ah. E allora... Dove siete praticamente? Già avete trovato il distributore? Io mi sono fermato in un parcheggio, cioè non è un distributore, è un parcheggio. Ma okay. Dove sono i letti qua? Ci sono i letti. Sono... Sì, adesso vedo il pallino. Sì. Ah, vi siete persi anche voi? Stai arrivando. No, è perché non c'è, non siamo in nessuna città alla fine, siamo lungo l'autostrada. Lungo l'autostrada. Allora, gas a riparo del camion ad una velocità che neanche in Formula 1. Sì, merda, è pure la colpa del rimorchio, non alla tua guida, tranquillo, dice l'Alex. Bravo Simmer, ma hai l'opzione che quando giro lo starter ti gira la visuale? Sì. Chiede Dexter. Sì. Se vuoi comunicare, io sono in TS con Agri e Kevin. Comunque invece io ho questo problema che non mi si toglie il limitatore, non riesco a capire come mai. L'indicatore. Il limitatore. Ah, sulle limitatore. Sulle opzioni l'ho tolto, ma in realtà anche adesso sono secco a 90. Non riesco a capire come mai. Ah, boh. Strano. Simmer devi Steyer. Ha scritto Steyer. Più calmo al volante. Sì. Simmer un'altra multa. Simmer bello il cagnolino. Dice Agrinico. Sì. Cagnolino e c'è anche la ballerina, notare. Io ho messo un'altra multa di nuovo. Ho preso 3 multe già. Siamo molto felici di questa cosa. Comunque io sono riuscito a mettere la macchinetta. Non pensavo che avessi anch'io gli accessori. Una macchina hai messo? Sì. Il cruscotto. Ah, dovreste essere qui, mi sa. Eccolo. È arrivato? Sì. Perfetto. Ma quindi possiamo ripartire allora? Direi di sì. Ottimo, allora sarebbe una buona idea mettere la marcia giusta. A posto? Sì. Partenza. Namo. Vai Red. Ah no, abbiamo perso uno. Dovremmo essere in 4. Penso. Uno è un po' più avanti, credo che... Ah, ok. Era davanti perché... a me, poi avrà... magari non ha capito che... Provo a entrare qua al... Entro qua al distributore, vediamo se è qua dentro... No, direi che questo è il distributore piccolo, non c'è nessuno qua. Quindi rientro in autostrada. Ok. Ok, Batti. È qua più avanti. Ah, ok, perfetto. Ah sì, adesso lo vedo anch'io. Mi abbiamo dato una strombazzata, mi sa. Allora... Vitti? C'è Nicolas che dice arrivato anch'io su Farming. Bene, Nicolas. Faccio un po' di cose.
po' di chat. Io Lele che mi chiede qualcosa, Simmer, ma lo potevi dire che facevi di multe, poi ne ho due. Sempre quando c'è Eurotrack a guardare. Comunque sì. Comunque Simmer, sì, ora non so se tu prendi i lavori con World of Track, ma c'è GQ Player che dice che quando prendi i lavori con World of Track hai il limitatore fisso. Ah, ecco dov'è il pinghippo. Sì, questo mi sa che era di World of Track. Ecco, scoperto il motivo. Ah, quindi quando usi quelli ce l'hai comunque. A quanto pare sì. Sterita. Quindi devo andare piano, quindi sennò ti perdiamo sì. Sempre. Allora rallento un po', magari ci raggiunge nel frattempo. Allora sono venuti vuoti. No, chi è che passa qua così in velocità? Agrifarm, l'ho visto. Qualcuno che ha fatto. Kevin. Più o meno in quanti saremo che ci vengono dietro? Sono in tre loro. Esatto. Ah, ok. Serata tranquilla, ora non è come l'altra volta che erano in 30 a seguire. No. Li hai tutti dietro. Abbiamo Batti, Agri Gamer. Tieni e la destra. Vadi. Ecco il nostro Red con questa livrea straordinaria. Quasi sono impiastrati, occhio. Oh, ma dove arrivi te, Simmer? C'è sempre qualcuno che bocce. Sì. Agri Farmer. Vado. Se porti sfiga proprio. Si può essere. Simmer, vai avanti, per piacere. E Simmer come la signora Fletcher, no? Dove arriva lui? esatto. Muore qualcuno. Agri Farmer, vediamo se mi fa passare. Anche quella là è una sfiga. Una sfiga allucinante. Porca miseria. Noi è meglio che stiamo zitti, che la volta scorsa abbiamo nominato Bud Spencer e adesso è morto! Con tutti quelli che abbiamo nominato, per fortuna che parlavamo per lo più di cartoni animati. Esatto, stavo dicendo la stessa cosa, per cui... Ecco il nostro Iron, guardate Iron che si vede che ha a livello questa livrea... sì. Ho capito che ho a livello alto, ma non serve che mi batti. No, batti è davanti di te, Iron. L'hai capita? Hai capito? No, non ti ho neanche sentito, sinceramente. Ho detto, no, guarda che batti è davanti di te. Ah. Hai capito adesso? Ho capito, ma faccio un ognori. Ecco, dicono simile al volante pericolo costante. Allora, poi Simo Farm chiede chi c'è davanti di me. Io ho davanti tutti tranne Kevin. Comunque mi sono messo come accessorio interno in cabina una macchina su cruscotto, una macchinina tipo quella radiocomandata su cruscotto. Anche io. È quella di coso, Rocket League. Esatto. Però c'ha un molleggiamento che è peggio di Adriano Celentano, cioè una roba... Ciao Francesco! Ciao Francesco! È come il cagnolino di coso, di Simera, che muove la testa. Esatto, ma si muove di brutto, non è che... Bastardo! Che c'è? Che è successo? La macchina mi si è piazzata davanti. Quindi ti ha bloccato? Adesso
Occhio che ci sono fermo in mezzo alla strada. E siamo a due. Sono passato proprio con una manovra brutale, ma non poco brutale. Vediamo quanto danno mi ha fatto. 41%. Le macchine, io non so cosa si sono inventati di mettere le macchine. Vabbè. Sì, ma cosa fai con la ballerina in camion? Inizierà di no, Samito a Simmer di sbirri. non erano gli sbirri, era Erano Pilot. quelli con... Esatto. Superato anche voi, sì. Ma forse Sì. non è stata neanche, forse ha laggato, perché è proprio stata una frenata improvvisa. Può essere che abbia laggato. Ha fatto nemmeno. Qua subito dopo Casello ci sono gli sbirri che girondolano. Oh, io tiro dritto. Tira dritto, tira una botta. Hanno bloccato Batti. Quasi quasi mi fermo a fare gasolio, visto che non so se Simmer come è messo, ma... Possiamo anche fare che lo so. Stanno proprio rompendo le scatole a Batti. Ma io come gasolio sono pieno. Io mi fermo Quindi volentieri. Ci fermiamo tutti. anche stasera abbiamo trovato quelli che ci rompono le scatole, insomma. Abbatti, sembra che sta. Chi è qua che sta porconando? Ci credo. Ok. Gasolio fatto. Ok. Faccio anch'io. Magri Nico, ci vuole il momento clou per quella parola. Parola magica. L'ho fatto. Possiamo ripartire? Pronti via. Riesco a ripartire perché sto motore. Andiamo a partire piano piano, vediamo. Arrivi. Andiamo. Sì, dai, questo per ora è ancora ripartito. Segnalate le macchine. Io ho segnalato. Uno è qualcosa con la K. Però adesso in teoria non ci esce più perché è andato troppo avanti. Però ce l'avevo davanti prima allora. Adesso se schiacciamo tab a me non esce più. È troppo distante. A me non è, usciamo solo noi. Perché va tutto spiano. Cavacca, va, guarda, guarda, delinquente! Formula 1. Ciao marito, dice la Lady Iron Farmer. Che dice? Ciao marito, Ah, ciao, ciao. credo sia riferito a te. Sì, no, Ciao, ciao. mi ha preso un po' di sorpresa perché lei è al mare, non è a casa. Quindi Quindi ci segue mi da controlla, mi distanza stasera. controlla. Mi controlla, avrà detto vediamo se è in live o se è andato a donne, O se vediamo un attimo. stasera ha una scusa e dice no, ero impegnato. Esatto. Meno male che non sono uscito. Ah no, ci cioè volevo dire, fortunatamente non avevo impegni con nessuno. Con nessuno. Ecco Simmer che mi ha volato praticamente. Esatto.
Qua sto il motore, occhio e Iron, mettiti sulla destra, cioè sulla sinistra, perché stai per fermando? No, perché c'è il pirla davanti. Mm-hmm. C'è quello di prima. Ah no, c'è il Batti, fermo. Ripartito al volo, accensione del motore. Pratica per inerzia, si è riavviato il motore. Ciao Lele. Ciao Lele. Buona serata anche a te. Ciao ciao. Vabbè, ormai siamo arrivati comunque. Sì, comunque il trabo penso anch'io di vecchiaia, perché non hanno detto niente. Sì, aveva, non mi ricordo quanti anni aveva, ma 84. 86. 86. 86. Sì. È morto annegato, non riusciva più a nuotare. E per chi non lo sa, perché Bud Spencer non ha iniziato la sua carriera come attore, okay. Ma era, non so se è arrivato ad essere campione del mondo di nuoto, ma comunque sì, era un nuotatore campione italiano, ha vinto pallanuotista, Iadi mi sembra, un po' di campionati europei. Poi si è tolto le sue belle soddisfazioni, perché anche è diventato anche elicotterista. Lui andava in si pilotava gli elicotteri. Buonasera, capo di Red. Lo facevano vedere. Buonasera. Anche sul film. Ma non mi ricordo più che film. Vedere proprio lui che decollava con l'elicottero, non una scena tipo montata per far vedere che sta per partire, ma è finto. Era proprio lui. Sì, lui era pilota, sì. Ho perso, come mai? Nonostante io ogni 3x2 abbia il guasto al motore. Perché ho rallentato un po'. Ci sono dietro, eh? Ah, ok. Se vuoi ti tampono, così ti accorgi che ci sono. No, la ringrazio. Prego. Viva in Italia, Batmanser. Sì? Sì, in teoria è l'ultimo periodo, sì. Non lo so, sinceramente. Ah no, ma non Lele sì, era italiano, sia Bud Spencer che Terence Hill. Uno è Veneto, Terence Hill, perché è nato a Venezia o giù di lì. Esatto. Vabbè, poi era andato in Germania, però molto giovane. Ora i cognomi non li ricordo. Però Terence Hill dovrebbe chiamarsi Mario, e invece Bud Spencer Carlo. Pedersoli. Pedersoli ha origine bresciane. Anche sì, se lui è di anche Brescia proprio. Esatto, anche se è nato a Napoli in realtà, però è bresciano. E invece Terence Hill è veneto, ma lui però poi è andato in Germania molto presto. Praticamente Bud era di Brescia de Ura, così de Ura che è arrivato in America. Quello però è Bergen, che c'è Bergen de Ura e Bergen de Hota. Mentre a Brescia c'è un detto simile o diverso? No, è perché la città, sai che a Bergamo, c'è, non l'hai mai visitata Bergamo? Sì, c'è Bergamo di sotto, sopra, Bergamo di sopra. Vabbè, però per dirti, anche in Veneto, che c'è un paesino vicino al mio che si chiama Bagnoli, è una buca praticamente di un metro quadrato, e nonostante questo c'è Bagnoli di sopra o Bagnoli di sotto, che in realtà è tutta una piana, cioè non è che voglio dire che c'è una parte alta e una parte bassa. Quindi magari anche a Brescia c'è. Sì, ce ne sono anche a Brescia di questi che hanno. Simon Farmer in teoria stava, penso, a Roma sull'ultimo periodo, perché è stato. Occhio che ha bloccato la strada. Ora. È un malefico. Bud Spencer era un pilota, invece questo qua è un pirlota. Un pirlota, sì, sì, nonostante c'è scritto pilot sopra. Gilsenburg. Eccolo qua di nuovo. Oh! Tu imbecille. Mi ha proprio tamponato così? Sì, sì, ti è venuto dentro, ovviamente adesso ho preso una botta allucinante anch'io. È stato molto bello tutto. 89% di da. Vai all'ufficio. No. Ah, mondo pirla.
Adesso da me piove. Ti annuncio questa cosa qui all'officina. Spariamo. Vediamo un attimo. Non ho nessun danno io, stranamente. Vedi? Vabbè. Meglio così. Sti pirla, va. Adesso c'è la... rompere sempre. Con la bassa pressione, ovviamente. Al sistema frenante. Adesso se si ferma, tu ti metti davanti, io dietro. E lo blocchiamo lì. Allora... Ma non si possono cacciare sti tipi, è un bel problema. Allora, vai davanti. No, ma a me c'è un altro mongolo che mi sta... Vedete, 4 c'è... chi trova un amico trova un tesoro. Segnala sti pirl. Bam. Chi era? Io. Tu? Chiudilo da dietro, chiudilo da dietro. C'è... Agri, dai che lo chiudiamo questo qua. Cioè, non riesco a capire perché lui riesce a spingermi, guarda che roba. Cioè, lui riesce... Che fai il report? Lui riusciva a spingermi, Ho visto. Questo qua chi è? Report. Comunque piove qui a Lussemburgo, vi annuncio questa gioia. No, io sto qua. Se non si stufa di stare lì a aspettare. Ma in teoria è uscito lui, si è colto. No, è dietro Agri. Ah. Però non vorrei mai che arrivasse altra gente. Sta arrivando altra gente, togliamoci da qua, va. È una macchina. Ah. E se no dopo ci sbattono fuori anche noi. Ma c'ho guasto motore, non posso andare avanti in teoria. Ah, quindi ce l'hai il guasto. Non mi dava i danni, si vede che... quindi mai... F7 invio, giusto? Ma che balle però, cioè ti rovinano tutti i viaggi tutte le volte. Alla fine facciamo prima andare ognuno per conto suo. Ed è la stessa cosa. E le 06, ma sono l'unico che non riesce a giocare in multi Euro Truck. Come, ma che problema ti dà? Vai tranquillo, non ti perdi niente con la gente che c'è qua dentro. Intanto c'è entrato Agri Gamer. Sametto, no, non si può giocare in server privati. Su Eurotruck ci sono solo 4 server in tutto, 4-5 server, e quelli sono. E gente così li trovi su tutti e 4. Tollerabile mi ha dato. Ah, ma hai già consegnato? Sì, ho consegnato adesso. Tollerabile. 1860 ho guadagnato. Viaggio. Ottimo. Io sto arrivando perché fortunatamente l'officina è vicino al punto di scarico, quindi... Magnemi l'orso, cretino! Buona serata anche a te, Agrico 00. Ciao. Purtroppo il server 3 è ancora poco controllato, quindi selvaggio. Perché il server 1, cioè il server 2... È uguale. Qua a serata, per esempio la 15 giorni fa, abbiamo fatto la live qua. Esatto, non c'era nessun problema. Ma lo fanno apposta, perché comunque vedono i convogli e dicono questi qua... O è una live o comunque stanno facendo un viaggio di gruppo, stanno registrando.
qualcosa stanno facendo, rompiamoli le scatole. Ah, ecco, l'L06, sì, è normale. Allora, ti consiglio di aprire un file di blocco note, scrivi la tua mail e fai copia e incolla, perché c'è questo difetto che non riesci a scrivere la chiocciola all'interno del login. Tu fai copia, poi lo incolli sul nome utente, poi la password, se non ha caratteri speciali, la puoi mettere tranquillamente, vedrai che ti fa entrare. E poi Red bisogna avere almeno quante ore di gioco? 2 ore, esatte. Cioè, 120 minuti per poter attivare il multiplayer. Esatto. Che io ho litigato una serata intera con American Truck e alla fine mi mancava un cosa, 2 minuti forse, una cosa del 3 genere. Minuti ti mancava. 3 minuti, esatto. Ma l'abbiamo scoperto dopo. Fortuna, ragazzi. Comunque, vi confermo che sono a livello 1344. Beh, e ho 9 milioni di punti esperienza, quindi direi che sono messo bene in carriera. Ottimo. Allora, tu Red dovevi andare, scusa? A Bruxelles, che adesso comunque sono all'officina di Lussemburgo, penso. Ah, sì. Ah, allora vediamo se trovo qualcosa da qua per andare a Bruxelles, così magari... Niente, Bruxelles niente. Allora, Bruxelles è qua, questo che cos'è? Sì, posso portare una paccheria. Io ho gli Egi, quindi posso... Aspettate, dov'è che siete voi? A Lussemburgo. Ah, siete là. No, sto guardando dove eravate, a Lussemburgo. Ah, allora io prendo gli Egi, così vado su ancora un po' e poi andiamo avanti fino a Bruxelles. Allora, io okay. Prendo invece Bruxelles, vado a prendere il camion. Da dove che partiamo? Partiamo da... Tu dove sei adesso? Sono vicino a voi. Ah, ok. Io devo andare qui di fronte a prendere il carico. Ok, allora partiamo da là. Ok. Vabbè, comunque questo qui che è la tram... La San Wilder. Ah, ecco dove c'è Iron. Praticamente dove c'è Iron. Sera, Iron, buonasera. Sera. Andiamo. Carichi. Che cavolo sta facendo Batti? Batti! Eccoci qua. Anch'io. Allora aspettiamo Red, vediamo se... Allora fai strada tu, che noi ti veniamo indietro. No, a parte che il primo che scarica sono io. Dove devi scaricare? A Liegi, prima di Bruxelles. Ah, ok. Allora fai strada tu. Quindi andiamo a Liegi. Spero che Batti non ci faccia saltare per aria. No, è dentro bene. Il gamer qua lo vedo fermo. Sì, se non. Oh, scusi, signor Simmer, mentre guardavo la chat, gli ho dato un colpetto. Mi piace dargli il colpetto. Forse Batti ha un carico. Aspettate un attimo, credo mai. Tanto qua è rosso, quindi. Allora. Vediamo quanto danno mai fatto. Fide, 45% di danno nel carico mai fatto, ma si può. Ma va. Sì. Scherzi? Giuro, guarda la live. Porca vacca, oh, ti ho appena toccato. Sì, sì, ma ho sentito infatti. Misteri. Qui andiamo dritti a Red. Ok.
Almeno Qua come sta andando l'aereo. devo girare. Ok, sta arrivando anche Batti, quindi potete prendere anche giri volendo. Iron un attimino piano perché non abbiamo impostato Liegi sul. Sto rallentato, sono a 37 km orari. Ok, vedo come pallino davanti a me. Dietro te red? Ah, ok. Allora, sì, dovresti avere ragione K, grazie per... Ah, ok, aveva già risolto la K. Ah, sì, Simo, mi fidavo di Simmer, solo che l'ho appena sfiorato e 45% di danno mi sembrava un botto, porca miseria. Vabbè, ma adesso, cioè, o Sì, con un botto enorme non ti fa niente di è danno. vero, è vero, O dipende appena ti proprio. toccano, porca vacca, distruggi tutto. È un po' un bug anche questo. Ok, ci siamo. Ma andiamo, Vadi, vadi. andando. Vedo Batti che ogni tanto parla, ma non capisco cosa dice perché lo abbasso. Io l'ho disattivato proprio, quindi. Anch'io. Un po'. Mamma mia, questa qua è la stradina quella di andare a non ribaltarci di nuovo. È un po' impegnativa sta strada qua. Bella qua. Iron che va a Liegi. C'è il cagnolino che continua a muovere, poverino, gli salterà via la testa tra un po'. Io non c'ho la macchina che si muove. Ah, sì, si muove. Ah, che fico. Sì, Però si muove. se vado a destra e a sinistra, però, e basta. Ah, a me si muove anche quando accelero, freno. Perché io avendola sul cruscotto a destra non la vedo bene. Cioè, devo Ah, per girare proprio quello. la testa. Ciao, Manufend. Grazie per essere passato. Ciao, anche a te. Ciao, ciao. Ma piove da voi o solo da me? Solo da te Oh. oggi. Eh Ah, ok. sì, Ottimo. oggi piove solo da te. E sono che orario di gioco? 20:53? Ok. Quindi questa cosa Della della Madonna. pioggia non è per tutti Cos'è tutta uguale. sta frenata? Hai visto? Lì in terra c'era giù Sì. una O bella frenata. era una frenata o era qualcuno che aveva bloccato le ruote, non so. Buonasera, agro de. Agro farmer. No, agro. Agromoderni. Agromerit? Ma dove lo Oh, leggi? occhio, occhio che ci sono le sbarre del treno, qua nel Appena corso arrivato. sono chiuse. Come ci sono? Ah, no, no, non sono le sbarre. Da lontano mi sembravano le sbarre, invece è un incrocio chiuso. Ma. O almeno. Simmer! Ma ti droghi? Ma scusa, agro, agro, fa Agrofarmer YouTube! YouTube. Ragazzi. Un Simmer! po' bisogna. Dovrei trovare il modo di fare uscire la chat tutta di un colore. Cioè, quando mi escono questi colori. Tipo il verde Gargianti. fluo. Esatto! Beh, io il verde fluo chiedo sempre se dico il nome giusto, perché sono sicuro di aver sbagliato. Ah, Non ecco! leggi un cavolo, non leggi. Infatti io agri ce l'ho verde fluo in questo momento. Non... Ecco. Io invece ho il gatto molto red, Molto red. che... Sì, perché è rosso. Mi sta davanti allo schermo, quindi non so esattamente dove sto andando. Ok, se n'è andato, perfetto. Però qua vedo gente ferma. No. No, sta venendo in su. No, perché qua adesso c'è da aspettarsi di tutto, è quando vedo un pallino che va piano, Un pallino che va piano. Non un camion. Quando vedi un pallino che va piano. eh. Esatto. Sì. Ormai penso anche sul server 2 e server 1, A chi stai dicendo? Cioè che ci sono questi problemi Ah, che non si sì. sa mai chi trovi.
Allora, Agrofarmer dice: Iron, se hai un problema col gatto, portalo a Vicenza. Va bene, io sono arrivato e qua devo girare a destra. Ah, parcheggi qui al. E noi. Noi dovremmo tirar dritto fino a. Se mi aspettate un secondo, scarico e vengo con voi. Ho fatto il passaggio a livello tutto spiano. Anch'io. Lo aspettiamo qua allora? Mi ha detto che no. Ah, beh, sono salito. Uè, prenditi bello. Magari trovi un viaggio qui per. Ah, può essere, adesso guardiamo. Sì, o per Bruxelles o qualcosa più in su, magari. O. Esatto, che al massimo poi anche guardiamo. Anche est o ovest, che poi magari facciamo una girata. Magari troviamo noi poi. Tanto qua dove sono adesso, il rimorchio che è di fianco a dove devo scaricare io. È fermo con le ruote che girano. È fermo. Bello. Sta sgommando senza cambio, insomma. Eccolo. Iron che parcheggia. Guardate che manovra. Vediamolo. Ok. Parcheggiato. Parcheggiato. Mamma mia, che tuono! Sono uscito. Vista esterna tuona proprio. Iron. Ho preso solo 6.000 euro. Vabbè. Iron, hai il volante? Sì. Sì, sì. Te lo chiede Agrofarmer YouTuber. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Ah. Cos'era? Cosa? Beaver? Agrofarmer? YouTuber, penso. Allora, che cosa abbiamo qua? Rotterdam o Bruxelles? Bruxelles, stiamo andando a Bruxelles. No, no, dico come città, guardavo le destinazioni che devo guardare. Ovviamente non c'è né uno né l'altro. Qua sopra, questo cos'è? Felixstowe? No, ce l'ho. E niente ragazzi, non c'ho niente, quindi vengo vuoto. Sì, tanto quanti là. Chilometri sono? Sono. Ah, però 200, sì, dai, ti fai 100 punti di esperienza. Non che a te serva, ma comunque. No, no. Non che non mi serve molto, però dai. Allora, giriamoci. Ci passo, mi giro, ci passo. Magari se in grano la marcia. Può darsi che vai anche avanti. Esatto. Eccoci. E vai pure tranquillo asciutto. Vado io. Ah. Guarda che bravi che vi siete messi in parte. Bravi, bravi ragazzi. Non sono mica come quelli là delle macchine questi. Questi fanno parte dell'Iron Team. Però vedo un puntino blu lì davanti che mi preoccupa. No, è messo in parte bene, è messo in parte bene anche lui. Ah, ok. Forse sta aspettando qualcuno, pensava fossi io, no, non sono io. Che gli ho fatto i fari. Agrofarmer dice dove siete, siamo a... Siamo appena arrivati a Liegi. Liegi? Ok. Sì. Ecco. Ho fatto una frenata un po' bruschina, però. Red, vuoi una spinta? non prendeva più su velocità. E siamo diretti a Bruxelles. Pure Red, il mio cambio da vuoto accelera che... Server 3, se ti interessa... 750 cavalli, tiri che è un piacere. Agrofarmer, se ti interessa e vuoi fare un giro con noi, noi stiamo arrivando a Bruxelles, se vuoi entrare server 3 arriviamo a Bruxelles e se tanto io e Red dobbiamo consegnare e Iron prenderemo il carico da lì per fare un viaggio. Caso
siamo ancora a Liegi alla fine. Siamo a Liegi adesso, qui sulla destra a Liegi. Abbiamo fatto 20 km. Siamo perché sai che hai consegnato in quello esterno. Ah, ecco. Esatto. Io arrivo, allora, sì. Agro... Ok. Agro dice vedi che l'Eles è riuscito... Qui, questi camionisti... Ah, questi sono seri, vedi, hanno davanti il pilot, ma... Per ma loro. Il pilot è quello che li ha bloccati prima. Ah, magari, può essere. No. No, cosa sembrava una roba seria questa. Cosa pensate sì. Della Fend Katana 85? A dire la verità, io non devo ancora provarla. Anch'io.